Ciao a tutti, oggi andiamo a modificare insieme quest'abito che mi piaceva tanto perché appunto c'erano questi bottoni, c'era tanto tessuto, è molto largo ed è molto lungo per me e ho pensato di non andare a modificare troppo, diciamo, l'abito perché il collo mi piaceva veramente tanto, però volevo togliergli le maniche per renderlo un pochettino più fresco, quindi andiamo a togliere le maniche. Qui non so perché c'era una cucitura per fermare i bottoni, quindi chi lo aveva in precedenza, insomma, probabilmente avrà pensato che era più comodo. Lo andiamo ad accorciare perché adesso comunque lo userò con una cinta, quindi lo stringiamo un pochettino. Quindi iniziamo subito e vediamo come ho fatto. Allora, per prima cosa, come vi dicevo, andrò a scucire questa parte qui che veramente non ho capito, anche perché ora che l'ho scucita non è che si apre da solo il vestito. E con le forbici sono andata a togliere le maniche in modo da fare un lavoro un pochettino più pulito, quindi ho tolto entrambe le maniche e poi ho indossato il vestito perché con il gesso vado a segnare il punto del mio giro manica, nel senso dove voglio che comunque arrivi il vestito. Quindi col gesso faccio un segno sia da una parte che dall'altra. Queste sono abbastanza indicative, poi col metro comunque ho verificato che se non altro fossero speculari le misure. E poi, praticamente per il giro manica, per dove arriva, ho tenuto in considerazione dove si ferma, insomma, il mio reggiseno e soprattutto anche la mobilità del braccio. Quindi vado a mettere semplicemente uno spillo dove penso che mi possa andare bene, insomma, il giro manica. Controllo e faccio la stessa cosa anche dall'altro lato. Con una canottiera che mi piace, nel senso che mi piace come mi sta sul giro maniche, vado ad usarla come stampo per segnare poi con il gesso il giro manica. Faccio questa cosa prima sul davanti, quindi la posiziono e appunto parto dal segno del gesso in alto fino allo spillo che ho messo sotto e con il gesso appunto vado a tracciare questa linea. Poi farò la stessa identica cosa sul retro, per cui uso il retro del giro manica della canottiera e segno anche in questo caso la mia curva. Poi ripiego il tessuto verso l'interno, fisso con gli spilli perché prima di andare a tagliare voglio assolutamente vedere come mi sta per non fare disastri. Quindi vado a chiudere con gli spilli tutto intorno e poi andrò anche a chiudere quell'eccesso di giro manica che è appunto rimasto dalla manica precedente. E in questo caso stavo facendo una linea dritta perché volevo vedere se anche solo così bastava chiudere, ma in realtà no. Questo è il risultato, mi va bene perché poi con lo sbieco andrò a rigirarlo all'interno di 1 cm, insomma mi va bene così. Quindi vado a tagliare il tessuto proprio sulla linea che ho tracciato. Per fare una cosa abbastanza speculare anche sull'altro lato, vado semplicemente a piegare a metà il vestito e traccio la linea prima del dietro, poi del davanti, perché piego prima sul davanti e poi sul dietro in modo da tracciare la stessa linea. Così ho tagliato i due giro manica. Adesso sto decidendo come stringere il vestito sul lato, perché non è che lo voglio stringere tutto, lo volevo stringere fino ad un certo punto. Quindi qui cosa ho fatto? Sono arrivata più o meno dove arrivavano le asole. Allora, sul giro manica, ok, nel senso che il punto è giusto, però se vedete qui fa questo difetto qui e quindi non va bene. Allora io ho segnato quegli spilli più sotto perché secondo me invece questa potrebbe essere la linea giusta. Quindi vado a tirare una linea dritta dal punto della fine del giro manica fino al punto dove avevo messo gli spilli, cucio e questo è il risultato, infatti mi va benissimo. Quindi farò la stessa identica cosa dall'altra parte. Per tracciare la linea, allora prima di tutto sono andata a tagliare col cutter la stoffa in eccesso perché la cucitura a questo punto mi andava bene. E poi, come prima, vado a sovrapporre le due stoffe, nel senso piego a metà il vestito e vado a tracciare la stessa linea. Anche qui fermo i due strati di stoffa con gli spilli in modo che non si muovano, faccio la mia cucitura, poi taglierò l'eccesso della stoffa e poi ho ripassato con la taglia cuci, io ma anche il punto zigzag va bene, e i laterali. Qui con una delle maniche sto tagliando il mio nastro per lo sbieco, per il giro manica. E praticamente è tagliato a 45 gradi rispetto al dritto filo della stoffa, quindi non si buttava niente, le maniche comunque sono servite a questo. Poi per sovrapporli, insomma, li sovrappongo per cucirli insieme
in questo modo, così ottengo un nastro bello lungo, o si può fare anche così, nel senso dove avevo tagliato già 45 gradi senza buttare via la stoffa, li sovrappongo in questo modo e faccio la cucitura per unirli, così in questo modo ottengo una striscia tutta lunga. Ne ho tagliato anche in eccesso perché non sono stata a prendere in questo momento le misure del giro manica. Con lo strumento dello svieco, che credevo mi fosse utile, in realtà con questo tipo di tessuto, che è un misto lino viscosa, non si stira benissimo, se vedete, e quindi insomma era giusto per tracciare le linee. Comunque vado a posizionare il dritto contro dritto il mio svieco con il giro manica dell'abito e vado a fissare gli spilli. Come vedete lo svieco comunque si adatta proprio alle linee curve, nel senso è molto più maneggevole che non a tagliare una striscia dritta di tessuto, perché in quel caso se no vi viene un pochettino più difettoso, invece lo svieco vi permette di lavorare proprio sulle curve. Faccio tutto il giro con gli spilli e adesso vi mostro come sono andata ad unire insieme lo svieco in maniera circolare prima di cucirlo proprio sul giro manica. Vedete, qui dovrà incontrarsi lo svieco, quindi io mi poggio su un piano dritto e vado a segnare con il gesso sia da una parte, quindi sia su un nastro che sull'altro, il punto esatto dove si incontrano. Poi do un po' di spazio, diciamo, al filo, per cui mi tengo abbastanza lontana dagli altri spilli e andrò a fare una cucitura dritta. Qui ho fatto la mia cucitura, quindi posso togliere l'eccesso di svieco che mi rimane da questa parte e posso finire di unire lo svieco sul giro manica. Quindi cerco di far combaciare questa cucitura qui con la cucitura laterale del vestito e apro la cucitura sia appunto dello svieco che del vestito, insomma la posiziono e appunto lo spillo, poi risistemo se c'è da risistemare gli spilli vicino e farò una cucitura dritta seguendo la linea di svieco che ho creato prima con il foro da stiro. Una volta fatta la cucitura, praticamente spingo verso l'alto il tessuto, appunto quello sopra la cucitura, e lo nascondo in questo modo all'interno dello svieco. Quindi piego verso l'interno lo svieco e vado a fissare con gli spilli. Questo lo faccio ovviamente per tutta la circonferenza sia di questa manica, poi farò esattamente lo stesso lavoro anche con l'altro giro manica. La cucitura si troverà a filo praticamente con il bordo dello svieco, quindi dato che è una cucitura che sul davanti si vedrà, vi consiglio insomma di fare abbastanza attenzione perché sia il più dritta possibile. Poi vado ad accorciare l'abito. E ho scelto di accorciarlo di 10 cm, quindi taglio strisce di 8 cm per tutte le parti, appunto le due parti davanti e la parte dietro dell'abito, perché c'ha gli spacchi laterali, e poi vado a fare l'orlo piegando all'interno la stoffa di un centimetro e un altro centimetro. Vado ad appuntare gli spilli e poi farò una cucitura dritta a bordo della piega superiore. Con le parti che mi sono avanzate ho deciso di fare una cintura. E quindi vado a posizionare questi rettangoli lunghi sul lato corto al dritto contro dritto in modo tale da avere proprio una cintura lunga e vado a fare la mia cucitura. Poi al dritto contro dritto sempre andrò a cucirlo in questo modo, per cui li piego. Faccio prima i laterali a L e lascio uno spazio centrale. In questo modo poi potrò tagliare le punte per tagliare l'eccesso di tessuto e rigirarle al dritto, quindi rigirerò tutte e due le punte al dritto e la parte poi da chiudere cucita a mano
si troverà su, diciamo, una parte centrale del mio nastro. Spingo fuori gli angoli e questa parte qui poi la vado a cucire a mano. Non ho indossato la cinta con il vestito per il semplice fatto che non la si vedeva bene e mi piaceva di più questa cinta così in pelle. E il risultato mi piace tanto, è molto fresco, l'ho già indossato un sacco, l'ho portato anche in vacanza e anche la lunghezza devo dire che adesso mi soddisfa. Se vi piace lasciatemi un like, io vi aspetto su Facebook e su Instagram con altre foto, altre cose. Grazie per aver visto il video, ciao!